Il Trestina miete un'altra vittima illustre allo stadio Casini, dove dopo il Poggi Bonzi cade anche il Follonica Gavorrano. 2-1 il risultato finale, con il doppio vantaggio locale firmato da Belli e della Spoletina e il gol toscano di Ampollini. Per i bianconeri di Marmorini si tratta della seconda vittoria consecutiva, mentre per la formazione di Bonura è il secondo KO stagionale. Nella giornata del ritorno al Casini da avversari degli ex di turno Kribek e Bonura, è il Trestina a costruire la prima chance con questo destro di Bazzoffia respinto da ombra. Dall'altra parte protagonista proprio Kribek, assist del 10 per Barlettani, che di testa alza troppo la mira con la palla che finisce alta sopra la traversa. Lo stesso Kribek prova a far male ai suoi ex compagni con una delle sue specialità, il calcio di punizione, ma il suo sinistro a giro non inquadra il bersaglio. Al minuto 32 splendida azione palla a terra del Trestina con Gramaccia che innesca la corsa di Bologna, assist perfetto per Brevi che però da pochi passi centra in pieno la traversa. Sul proseguio dell'azione Lepri atterra così in area di rigore Bazzoffia, non ha dubbi il signor Andrea Giordani che concede il penalty in favore dei locali. Dagli 11 metri va Belli che spiazza ombra e mette dentro il gol dell'1-0. 4 minuti più tardi arriva anche il raddoppio, calcio d'angolo dalla sinistra di Belli, spizzata aerea di Bazzoffia e tap-in vincente di Della Spoletina che spedisce in fondo al sacco il pallone che vale il 2-0. Sul finire di primo tempo però il Gavorrano rientra in partita, al minuto 46 corner dalla destra di Kribek, Tosai calcola male la traiettoria della palla e Ampollini non perdona, 2-1 e partita riaperta. Con questo risultato le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo. La ripresa è sicuramente meno emozionante dei primi 45 minuti, con la prima occasione degna di nota che arriva al minuto 61, con questo tentativo di Morlandi disinnescato da ombra. Il Gavorrano fa possesso palla ma non riesce a rendersi pericoloso e allora il Trestina ci prova ancora su calcio d'angolo con la deviazione di Grea che finisce sul fondo al 67esimo. La formazione di Bonura costruisce due palle gol soltanto nel finale, la prima al minuto 92 quando sul cross di Discepola arriva la conclusione di Ampollini parata da Tosai. Il numero uno del Trestina è protagonista anche 2 minuti più tardi, quando respinge così il colpo di testa di Cerrato. E allora, dopo 6 minuti di recupero, finisce così allo stadio Casini, Trestina 2, Gavorrano 1. Simone Marmorini, seconda vittoria di fila, e che vittoria? È una vittoria importantissima, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dei punti, che sono sempre punti pesanti, perché comunque a inizio campionato così ti danno fiducia, ti fanno lavorare meglio e soprattutto danno continuità. E soprattutto è stata importante perché dopo la partita di 10 giorni fa col Poggi Bonzi siamo riusciti a fare un'altra grande prestazione con una squadra di assoluto livello per la categoria, e quindi sono tutte situazioni che ci portano a lavorare in settimana con più consapevolezza dei nostri mezzi. Sugli spalti i tifosi storici dicevano: oh, finalmente si rivede il vero Trestina. Ma questo non lo so, io sono contento perché inizio stagione, non so se ti ricordi anche alla presentazione, il nostro obiettivo era quello di giocare da Trestina e che fossimo identificati pienamente con la piazza e con l'ambiente, e credo che piano piano ci stiamo riuscendo, siamo a un buon punto del viaggio da questo punto di vista, dal punto di vista della classifica e dei risultati. È iniziato adesso il campionato, quindi dobbiamo lavorare giorno per giorno. Oramai hai staccato il biglietto al casello, sei in autostrada per arrivare dove? Adesso? No, è per tornare a Pistoia, dalla bambina. Leonardo Bambini, questo è un mercoledì da Champions, arriva una vittoria fondamentale contro il Follonica Gavorrano e anche la bella iniziativa col settore giovanile. Sì, siamo partiti con la bella iniziativa e ne vado orgoglioso perché hanno risposto bene anche i genitori. Ho contato più di 50 ragazzini e sono venuti alla partita, alcuni per la prima volta. Spero che comunque sia un segnale anche per un proseguio, che magari anche in futuro qualcuno viene. Hanno visto un bel Trestina oggi? Hanno visto un bel Trestina, hanno portato anche bene perché abbiamo vinto. No, sono contento, ma soprattutto soddisfatto per l'impegno che la squadra sta mettendo, perché ci stanno credendo. Già la vittoria col Poggi Bonzi aveva alzato un po' la loro autostima e oggi hanno dimostrato di essere una squadra. E un grande mister ha fatto delle mosse importanti, perché alla fine siamo stati in partita, abbiamo penso mai sofferto fino alla fine, poi è chiaro, l'occasione ci poteva uscire anche per loro, però io credo che si è visto un grande Trestina, un grande cuore e una grande squadra che merita le posizioni che ha. A Marco Bonura e Valeri Kribe cosa hai detto? L'ho abbracciati prima della partita, però gli ho detto ci salutiamo alla fine, per me erano avversari, oggi come loro sanno che noi eravamo avversari. Certo, hanno lasciato un
una bella fetta di storia l'hanno scritta. Sì, sicuramente più Cribe che Bonura, che c'è stato un anno e basta, però li stimo, sono amici e il calcio è anche questo. Oggi eravamo avversari, a fine partita tutti amici. E a fine stagione invece Trestian dove può arrivare? A fine stagione, guarda, l'ho detto già dall'inizio, non ero depresso dopo un punto le prime due partite, non mi esalto ora. Non ci dobbiamo esaltare in generale, però bisogna tenere i piedi ben piantati per terra e io credo che il Trestina farà il suo bel campionato anche quest'anno. Dopo una prestazione così, Lorenzo Belli può presentarsi ai microfoni con qualunque tipo di abbigliamento? Beh, quello è un po' da vedere, da dire soprattutto. Però no, dai, è stata una grande prestazione di squadra, secondo me, di gruppo, perché abbiamo fatto secondo me una gran partita, soffrendo nei momenti in cui c'era da soffrire. E secondo me 3 punti meritati. Sei tu un po' l'emblema di questo Trestina, però, no? L'1-0 su calcio di rigore, poi hai rincorso tutto e tutti, praticamente per tutti i 90 minuti, e ti sei beccato anche un giallo. Francamente, avevi preso palla piena per l'unico tackle forse della tua carriera. È vero, l'unico tackle subito giallo. No, però è lo spirito del Trestina. Questo è lo spirito del Trestina che ci ha sempre contraddistinto. Sappiamo che dobbiamo giocare ogni palla con il coltello tra i denti, quindi questa è la nostra forza e finché riusciremo a mettere questo sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Marco Bonura, un punto nelle ultime tre, questa è una sconfitta che brucia però. Brucia, voglio che Trestina non ha meritato di vincere, ha fatto la sua partita. Io penso che la partita era abbastanza in equilibrio nella prima frazione, abbiamo avuto un'occasione con Barlettani, poco dopo abbiamo preso questo rigore, lì siamo un po'. Mi ha perso questo 1-2 che poi alla fine nei 90 minuti ci è costato la gara, però penso che la mia squadra abbia tenuto bene il campo, cioè nel secondo tempo abbia dato parecchia pressione, è vero che abbiamo avuto poche occasioni, quasi nulla, ci è mancata forse un po' della giocata alla fine, magari di trovare una giocata singola o un pezzo di cattiveria in più, qualche cross che abbiamo fatto, poi alla fine anche il colpo di testa di Cerrato, anche la parata di Zuzai, quindi ripeto, è una partita che è strana, però ripeto, il Trestina ha fatto la sua partita e l'ha vinta. Ecco. Che Trestina hai visto da ex? Ah, Trestina battagliera come è sempre stato, come contraddistingue un po' la squadra del Trestina qui, soprattutto in casa. Quindi una squadra che lotta su tutti i palloni, che ha anche delle idee, quindi un buon Trestina direi. Marco Bonora ha battuto rispetto a quello che conosciamo? No, non è che ha battuto. Si riparte come? Si riparte, che non è facile, purtroppo quando vieni da un periodo così e dove anche magari perdi, secondo me non meriti, è chiaro che poi ragazzi bisogna un po' risollevare un po' nella testa, più che altro bisogna entrare un po' nella testa e cercare di chiaramente di trovare un risultato pieno al più presto, perché sicuramente la miglior medicina in questo momento è la vittoria.